Salve a tutti ragazzi, io sono Filippo Biondolillo, probabilmente starete arrostendo la carne, ma ecco il video delle mie esperienze. Ho proprio deciso di trasformare in una rubrica questo delle mie esperienze. Quindi questo è un video che molti di voi si aspettavano, visto che ho cambiato colore di capelli, e tutti mi chiedono quando esce questo video, visto che adesso i capelli bianchi, non lo so, sono bianchi, il colore dei capelli. E insomma, ecco qui il video sulle mie esperienze. Innanzitutto, i capelli bianchi li volevo da un sacco di tempo, da tipo 2 anni, però me li sono fatti rossi, poi verdi, cioè veramente prima verdi, perché prima li avevo blu, poi rossi, e molto ancora prima biondi, tutti decolorati, vabbè, insomma, ne ho perduti tanti. E allora che è successo? Mi ero stufato di quel rosso, davvero. Era già un anno che lo portavo. Allora sono andato da diversi parrucchieri. Chi mi conosce sa che non sto a Palermo, ma sto a Trappeto, che è 50 km da Palermo. Però abito anche a Palermo. Trappeto l'ho escluso in partenza, perché dicevo, chi è così bravo a Trappeto da farmi i capelli bianchi quando li avevo rossi? Allora sono andato in una parruccheria a Palermo, Compagnia della Bellezza, per precisare. Mi sono trovato abbastanza male, anche se ho fatto soltanto la consulenza, là non ho fatto i capelli. Che là era tipo un posto strano, tutti snob, tutti che ti guardavano tipo, oh, ma chi è questo qua? Cioè, devi mostrare gli orecchini di perla che tua zia Minotta ti aveva regalato nel lontano 1464. Non lo so, dalla lontana Africa. Se no non potevi entrare, quindi già che mi guardavano male e io mi sento a disagio in questi posti, quindi ho preferito di no. Ho cercato altre parruccherie dappertutto, insomma, a Partinico, belle strade, fin quando mia madre mi ha illuminato e mi ha detto: ma vedi che c'è una persona abbastanza brava nel nostro paese. E allora ho detto, wow, proviamolo. Quindi sono andato, senza preavviso, da questo parrucchiere. Lui mi ha detto, ok, domani puoi venire. E tipo, sbalordito, perché tutti gli altri mi avevano detto, no, non li puoi fare perché hai i capelli rossi, no perché ti cadono a terra, no perché ti diventano rosa, insomma, varie cose. O, peggio ancora, soltanto 190 euro. Esatto. Un parrucchiere mi ha detto così, viene soltanto 190 euro. Ho speso 5 ore in parruccheria, sono stato il primo cliente in parruccheria e l'ultimo, perché ho fatto comunque un decoupage e varie cose per renderli di questo colore. Comunque non sono tutti bianchi come potrebbero essere qua, perché prima appunto avevo il rosso e quindi qua è biondo platino. Già la ricrescita si nota subito, perché comunque un colore così chiaro la ricrescita la fa esaltare molto rispetto magari al rosso o a un colore più tendente allo scuro. Invece questo, proprio, anche se la ricrescita è tanta, cioè si vede. Comunque, questa è stata un po' la mia storia. Cosa vi consiglio per i capelli è uno shampoo, ed è questo qua, che si chiama The Zip Alpha Bar Milano Never Brass, che è lo shampoo per i capelli biondi freddi, bianchi e grigi. È uno shampoo tutto blu che dovete lasciare in posa tipo per 15 minuti e leva il giallo, perché l'unico problema che si ha con i capelli bianchi è che poi tendono ad ingiallire. Il colore non scarica, però ingialliscono. Per chi ha i capelli colorati e vuole il bianco si può fare, soltanto che potrebbe risultare appunto un biondo platino anziché un bianco, però piano piano con le varie sedute dal parrucchiere può migliorare, perché state vedendo i miei capelli, però questa non è la prima passata di toner e decolorazioni varie, è la seconda, perché la prima erano un pochino più gialli, poi ci sono riandato perché ho avuto esigenze e me li ha fatti così, quindi meglio. Quindi appena fra un'altra settimana ci andrò per fare la ricrescita, saranno ancora più bianchi o grigi o quello che è, insomma. Quindi non spaventatevi se avete i capelli colorati e li volete bianchi, perché si può tutto, basta che date tanti soldi e quindi niente. Invece per chi ha i capelli del suo colore naturale e li vuole bianchi non c'è problema, perché verranno bianchi sicuramente.
Poi un'altra cosa, molti mi chiedono: ma come fai ad essere così azzardato con i colori e insomma a cambiare frequentemente colori di capelli? Perché magari le persone non si vedono con quel colore di capelli, ma è naturale, molto naturale. Perché anch'io quando mi sono visto con questi capelli ho detto: che cazzo ho fatto? Ed è stato così per tutti i colori, per il rosso, per il blu, per il biondo. È strano vedere, cioè a primo impatto, te con un altro colore di capelli, perché tu sei stato sempre abituato a vederti, non lo so, con il tuo colore o con il colore precedente. Quindi certo è sempre una botta che la tua vista riceve, però poi andando abituandosi dici: oh mio Dio, che cosa bella. Perché a me piacciono molto, sinceramente, oddio mi ritocco troppo, wow. A me piacciono molto e niente. Questa è la mia esperienza sui capelli bianchi e non sui capelli colorati in generale, però vi dato. Il video è finito, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate il like, iscrivetevi al prossimo video che uscirò fra poco, perché ho poco tempo per ora di fare i video, vi registro tutti in una giornata e poi li pubblico. Quindi ci saranno video messi frequentemente in questi giorni. E niente, ciao a tutti.